la casa che ormai possiamo definire di Arese, non tralasciò però di occuparsi di corse. All'inizio degli anni 60 due vetture sportive riportarono l'Alfa Romeo sul gradino più alto in molti circuiti del mondo. Furono le TZ, coupé da competizione con la carrozzeria di Zagato. Alla TZ1, già vincente, seguì la TZ2, preparata dall'autodelta dell'ingegner Carlo Chiti, di fatto la nuova squadra corse della Casa del Biscione. Nel 1966 l'Alfa Romeo bandì un concorso per dare un nome alla 1600 Spider. Vinse il nome Duetto e l'auto divenne una vettura cult, dopo essere stata protagonista del film Il Laureato con Dustin Hoffman. TZ2, preparata dall'autodelta dell'ingegner Carlo Chiti, di fatto la nuova squadra corse della Casa del Biscione. Laureato con Dustin Hoffman. Nel 1966 l'Alfa Romeo bandì un concorso per dare un nome alla 1600 Spider. Vinse il nome Duetto e l'auto divenne una vettura cult, dopo essere stata protagonista del film, i lauditive riportarono l'Alfa Romeo sul gradino più alto in molti circuiti del mondo. Furono le TZ, coupé da competizione con la carrozzeria di Zagato. Alla TZ1, già vincente, seguì la casa che ormai possiamo definire di Arese, non tralasciò però di occuparsi di corse. All'inizio degli anni 60 due vetture sportive. La TZ2, preparata dall'autodelta dell'ingegner Carlo Chiti, di fatto la nuova squadra corse della Casa del Biscione. Laureato con Dustin. Alla TZ1, già vincente, seguì la TZ2, preparata dall'autodelta dell'ingegner Carlo Chiti, di fatto la nuova squadra corse della Casa del Biscione. Nel 1966 l'Alfa Romeo bandì un concorso per dare un nome a Hoffman. Nel 1966 l'Alfa Romeo bandì un concorso per dare un nome alla 1600 Spider. Vinse il nome Duetto. La casa che ormai possiamo definire di Arese non tralasciò però di occuparsi di corse. All'inizio degli anni 60 due vetture sportive riportarono l'Alfa Romeo sul gradino più alto in molti circuiti del mondo. Furono le TZ, coupé da competizione con la carrozzeria di Zagato, la 1600 Spider. Vinse il nome Duetto e l'auto divenne una vettura cult, dopo essere stata protagonista del film Il Laureato con Dustin Hoffman.